che c'è una vita soltanto. Ed io sto cercando di viverla. Vuoi sapere cosa ne penso veramente? Penso che non sai cosa vuoi della tua vita e non sai neanche quello che vuoi da me. Sarà pure vero. Ma è così importante sapere cosa si vuole. Lui pare che lo sappia. E sicuramente una risposta già ce l'ha. Si vede così tranquillo, così sicuro di sé. Come si fa? A che cosa pensa? Forse mi sbaglio, ma questo vedo dall'esterno. E non so cosa ci sia veramente dentro di lui. Ma cosa c'è dentro la gente? Cos'è che li preoccupa? Beh, lei no. Si vede che ha trovato la sua ancora di salvezza. Perché io non ci riesco? Buttar via questa impazienza e trovare la pace, rilassarmi senza dover stare sempre a pensare. Scusa, mi puoi dire l'ora per favore? Se puoi. Certo. Ma niente, grazie. E lei come sarà? Da dove viene? Che ore saranno? Forse il tempo è la risposta. No, non è possibile. Oppure sì, lasciarlo scorrere tranquillo, abbandonare tutta questa fretta e scappar via. Allora? Ma un viaggio, così all'improvviso. Non ti fidi di me? Certo, ma potevi anche dirmelo prima, no? Allora, lunedì mattina all'aeroporto alle 9. E dov'è che andiamo? Sorpresa. Sorpresa? Come sorpresa? Arriviamo in aeroporto senza sapere neanche dove dobbiamo andare. Lo saprai. Quando arriverai lunedì mattina all'aeroporto lo scoprirai. No, per favore, mi devi dire qualche cosa prima. No, mi dispiace. Con me è così. Pronto? Sì? No, no, dimmi. Non ci sono problemi, non ti preoccupare. Va bene, vengo subito. Sì. Ok? Ok, ciao. Scusa, ma devo proprio andare, ho un problema urgente. Magari ci vediamo più tardi. Ah, credo proprio che non possa venire.